Abbiamo segnalato da tempo molteplici illegittimità amministrativa all'ufficio caccia nel rilascio di varie autorizzazioni. È trascorso quasi un anno, decine di lettere, e la pubblica amministrazione perdura nel suo abituale comportamento ostruzionistico. Quindi diciamo che noi siamo portati a dubitare dell'imparzialità che dovrebbe avere nel suo dovere di trasparenza, di rispetto delle leggi. Quindi non sono stati definiti i procedimenti, non si conoscono i funzionari responsabili, non si hanno riscontri, solo risposte evasive. Diciamo che la provincia di Brescia ha il primato nazionale per il numero di appostamenti fissi di caccia, che sono poi conosciuti come, con il termine capanni di caccia, sono circa 6.400 appostamenti e molti hanno assunto delle caratteristiche proprio di seconda casa, di villino, quindi andando a modificare in stato irreversibile i luoghi in cui sorgono, che sono diciamo le zone di maggiore passo migratorio, proprio quelle zone che la legge nazionale vorrebbe tutelare, cioè tutela, non vorrebbe, è una legge che purtroppo non è rispettata nella provincia di Brescia, come nel Colle, nel valico di Colle San Zeno, dove perdura ancora la caccia d'appostamento fisso e alla beccaccia con l'uso del cane.